Grazie Presidente, colleghi. Allora, in sede di Commissione ci siamo astenuti da questo bilancio e continueremo a farlo. Abbiamo rilevato, praticamente faccio le stesse considerazioni che sono state fatte per ALSU. Abbiamo fatto un'analisi di quelli che sono i costi, di quello che è stato il bilancio e abbiamo trovato una serie di criticità. Anche in questo caso. Una criticità sulla quale mi vorrei concentrare è quella della banca della terra, che doveva essere, come ha annunciato lo stesso Presidente Rossi, un fiore all'occhiello della realtà dell'agricoltura toscana e si è rivelato, a detta stessa del re che ha stato un'audizione da noi, è stato un flop. Si parla di 10 persone assunte per un anno con il progetto Giovani Sì, che avrebbero dovuto occuparsi, uno per ciascuna provincia, di fare un censimento delle terre. E in un anno di lavoro sono state fatte delle coperture del territorio che, ad esempio, diciamo, il censimento del territorio è stato fatto del 20% in province come Pisa, Firenze e Arezzo. In altre, solo in Prato, si erano riuscite a coprire il 60%, si sono rilevate qualcosa come 35 terre. L'investimento per questo progetto è stato di 120.000 euro. Ora, se 120.000 euro devono essere utilizzati in un anno per scoprire che 35 terreni pubblici, quindi facilmente rilevabili, a mio avviso, con metodi, con strumenti informatici o semplicemente facendo un'analisi delle banche dati, ecco, e uno privato, un solo terreno privato, ecco. Questo, diciamo, è già esemplificativo di come la che secondo me è la gestione dal punto di vista del bilancio di questa azienda. Un'altra grossa criticità è che vengono spese per consulenze esterne la metà, il 50% di quanto viene speso per i costi del personale già strutturato. Quindi questa è un'altra delle criticità. Perché si deve fare così tanto ricorso a personale esterno? Cosa c'è che non va nella struttura che fa sì che essa non esaurisca al suo interno quelle che sono le necessità richieste per il suo funzionamento? Successivamente, dal punto di vista del bilancio, per esempio, anche io metto soltanto un dettaglio, i costi, 141.000 euro di utenze, salvo poi che mi è stato detto che all'interno di altri costi extra ci sono di nuovo le utenze. Non è stato possibile fare la replica, ma lo sottolineo qui. Se già 141.000 euro erano per le utenze, ci domandiamo quindi come mai per spese extra di nuovo vengono messe le utenze. Si tratta di cifre a nostro avviso piuttosto alte. In ogni caso, la realtà che a nostro avviso va maggiormente analizzata è la realtà di questa precedente azienda agricola che presentava annualmente una perdita di circa 300.000 euro che si è trovata per, diciamo, con sistemi contabili di cui sono più pratici magari commercialisti o ragionieri, lo stesso collega Alberti ha sottolineato quel giorno che appunto sono stati fatti è stato fatto un lavoro per cui è riuscito a tornare a 0 euro, quindi in pari all'anno successivo il bilancio. Ecco, a maggior ragione perché si tratta qui di un consiglio piuttosto giovane, diciamo neofita, noi richiederemo anche che quando vengono fatte queste analisi vengano date spiegazioni più dettagliate, in modo che si capisca come questi, che agli occhi di profani possono apparire come giochi di bilancio volti a nascondere dei buchi, ecco, ci facciano apparire meglio come vengono gestite in realtà queste realtà di bilancio, perché a nostro avviso presentano molte criticità, le vogliamo avere più chiare. Per questo motivo al momento ci asteniamo. In ogni caso il nostro pensiero è che Ente Terre Toscane adempia delle funzioni che possono essere tranquillamente gestite da Regione Toscana, riassorbendo tutte le funzioni all'interno di un ufficio preposto dell'assessorato. Ma di questo naturalmente ci riserveremo di parlare in occasioni future. Grazie.